Ciao amici, sono io, Tigrotto, esatto, e sono qui con Naka, Valerio e... tu chi sei? Infatti, lasciamo. Scusa, ma buttiamola giù per sbaglio. Chi sei? Come ti chiami? Presentati! Io mi chiamo Giulia, okay. E basta. Giulia e basta, wow, tipo sì, quel sì, cantante che si chiamava Cubo e basta, wow. No, io sono meglio. No, che cazzo! Scusatemi ragazzi, ma stavo facendo un casino nella mia postazione da gaming. Ma adesso possiamo incominciare il video. But prima vi devo spiegare come funziona. Siamo qui nel video delle battaglie epiche dei Lucky Block. E ci dobbiamo picchiare tutti quanti. Oh, non ti permettere di uccidermi, perché in alto a destra c'è il contamorti. Le morti si vedranno tutte quanti. E il nostro obiettivo sarà morire il meno possibile, ok? Chi avrà meno morti vincerà. E chi avrà più morti è un perdente. Però, come potete vedere, i Lucky Block hanno la mia faccia. Guarda che bella faccia! È veramente una faccia incredible, perché sono la tigre più bella di tutte le tigri, infatti. Ma adesso ti spiego cosa è questo. È un Super Mario! E se ci clicchi, vedi, ti esce della roba. Esatto, puoi comprare delle cose. Ad esempio, c'è questo Nether Blaster, in cambio di 32 diamanti. L'Aug, che tipo dice Aug, ma... adesso non li vediamo. Li vedremo dopo, nel caso se riusciremo a comprarli, ok? D'accordo. Ok, ora ti ho spiegato le regole. Ognuno nel proprio cubo. Tu cosa fai? Valerio qui nascosto. Sta scritto Valerio. Vai nell'isola di Valerio, nel cubo di Valerio. Naka va in quella di Naka, Giulia in quella di Giulia e Tigrotto in quella di Tigrotto. Bene, ragazzi, le regole sono queste. Possiamo iniziare. Il primo cubo lo rompo. Delle armature. Ma che è successo lì giù, Valerio? Cosa? No. Oh, cavolo. Giulia? Sì? Vabbè, ma cosa succede lì da voi? Tigrotto! Guarda, Naka! Ho appena trovato la Hero Sword! Sai che vuol dire? Che non sei un eroe? No, vuol dire che dopo, quando verrà il momento di lottare, ci ucciderò! Ah, mi ucciderai? Allora io ti propongo un patto. Guarda qui, ho delle mele. Ah, sì? So che a te piacciono tanto le mele. E poi sono anche dorate, cioè, il tuo colore preferito è il giallo. Guarda qui. E quindi? Ti offro 4 mele. Ah, sì? In cambio di un piccolo accordo. Quale accordo? Quale accordo? Ci mettiamo insieme e uccidiamo Valerio e Giulia. Ah, la strategia bunga bunga. Sì, una strategia potentissima, anzi ti do anche questa. Vabbè, la super mega. Ma come l'hai trovata? OP. Scusa, abbiamo appena iniziato. Ma io sono fortunatissimo. Oh. Guarda qui. Vabbè, diamanti. Ma questo c'ha un culo rotto che è incredibile. Addirittura altri diamanti. Dai, mi ha rubato la cesta. Vabbè, l'avevi aperta. Bene, ti do questa. Ok, ma ehi, sono appena spariti dei diamanti che avevo nell'inventario. Non ne so niente, io me ne vado. Mi puzza un po' quel Naka. Tu che ne pensi, cubo di Tigrotto? Penso che anche a me puzza. Guarda lì, Valerio, cosa sta combinando? Sta lottando contro un gigante. E ha avuto la meglio. Bene, Valerio, bene. Nel frattempo vado da Super Mario e vedo se posso prendere... Non posso prendere nulla. Vabbè, ma è venuta notte, come mai? Succedono cose, amici, scusatemi, è colpa mia. Sempre colpa tua! Cos'è quel coso? Chissà se mi uscirà mai qualcosa di interessante. La TNT! E adesso cos'è? La canna da pesca più canna che non si può! Allora, vediamo! L'esperienza! Adesso sì che sono esperienziato! A me non sta dando particolarmente bene. Ho trovato una cosa incredibile, ragazzi! Guarda Giulia che gli si accendono i beacon! Nel frattempo ho trovato l'Hero Leggings! Infatti il gambale in diamante più epico che più epico non si può! Ehi, Hero Villager, tu chi sei? Dai, fammi vedere cosa scambi, è assurdo! Addirittura per 14 diamanti mi dà l'Hero's Hermit! Wow, ma vediamo se altri scambi... allora questo è meglio! Allora tu, Villager, rimani qui, mi raccomando, non cadere, che poi come faccio? Mi servi per tradare altre cose. Allora nel frattempo io mi... Ah, tu sei il fratello di quell'altro. Vabbè, due è meglio di uno. Dai, continuiamo. E quante robe. Vabbè, signori e signori, fuori gli attori. È incredibile. Cosa vuoi tu, pollo? Vediamo un po' come stanno i miei amici. Beh, la situazione sembra un po' strana. Ci sono dei pipistrelli ovunque lì. Strano. Ragazzi, che succede? Ci siamo mostrati. Mi devi scontare. No, ma che cosa fai? Perché la vuoi uccidere? Non vedi? È nudina, non ha ancora nulla. No, ma tutto... No, ho un problema. La mia... Aio! Perché avete ucciso Giulia? Stupidi! Adesso scusa, ti vendico. E ti... come spiace. L'accordo, no, non me ne frega. Non puoi uccidere una ragazza così innocente, senza armatura, senza nulla. Guarda, ti regalo una mela.
Oh, grazie. Ho un problema, ho bisogno di aiuto, la mia isola è invasa, io non riesco a entrare praticamente perché è piena di mostri, di silverfish. Ah, questa è una missione per Tigrattoman! Esatto, sono il Tigroman più tigro che non si può! Dai, ti vengo ad aiutare, andiamo! Grazie, Tigro! Ma illustrami meglio la situazione. Guarda, cioè, non riesco a entrare dentro la mia base, se così si può chiamare, che ci sono 50 silverfish. Ma ci penso io! Adesso ne... Aiuto! Ne uccido un altro. Giulia, non ti preoccupare, adesso non ci sono più quegli stupidi silverfish. Ti ho aiutato, ma ehi, cosa ci fa Valerio qui nella tua base? Valerio, vai via. Aiuto, Valerio, aiuto. Ma cosa fai? I tuoi cani stanno facendo le cose sporche a Giulia. Tigrotto, aiutami, Tigrotto. Ah, ci penso io. Ho mezzo cuore. Ah, li uccisi tutti, non ti preoccupare. I felini sono veramente delle cose incredibili. Io sono un felino. Mamma mia, che cosa bel felino. Allora ci vediamo, Giulia. Torno nella mia home. Ci vediamo. Ma perché diventa notte? Non mi piace la notte. La notte è buia. La notte è triste. Perché poi non si può fare nulla. Uno deve dormire. E a me mi piace viaggiare. Mi piace cantare. E uccidere i mob. Questa è l'unica cosa bella della notte. Che si possono uccidere i mob cattivi. E vabbè, signori, ma che fortuna che ho! Guardate, ora sono full diamante! Aspetta, dov'è il cappellino? Ma no, ma non c'è il cappellino! Mannaggia mio cugino! Aiuto, vi prego! Sono silverfish! C'è gente in casa mia, sono caduta da sola! Oh, un ghast! Mannaggia quel ghast! Ti ucciderò, lo sai? È inutile che mi spari le tue scorregge! Vai, vai, non ti preoccupare! Ci penso, no, no! Amici, vi ho convocati tutti qui al centro della mappa per dirvi una cosa molto importante. Dici, vai. Facciamo il conto della situazione. In alto a destra, come potete vedere, le morti parlano chiaro. Ma a me non ho sentito nulla, Cioè, a me non stanno dicendo niente. Ma stupido, era un modo di dire, una figura retorica. Allora, Giulia ha 15 morti. Wow, Giulia, ma sei morta un sacco di volte. No, allora posso spiegare? Sono stata molto sfigata perché ogni singolo... Cioè, io ogni lucky block che aprivo usciva un mostro che mi uccideva in un istante. Ero ma senza che sfortuna armatura. Sì, perché ero senza armatura, senza spada. In più, mentre a voi uscivano fiorellini, oro, diamanti, a me spawnavano solo dei conigli che mi uccidevano, dei mostri che mi uccidevano, e spawnato un mob selvatico che mi ha fritta, e c'erano dei silverfish che mi facevano cadere sempre nel vuoto. Di conseguenza ho... Sì, ok. Molto triste, ho capito. Beh, mi spiace. Poi c'è Naga con 3 morti e Valerio con 2. In definitiva, io ne ho 0, quindi ho vinto io, ma prima dobbiamo fare un bel duello. Quindi sfidiamoci un attimo, ok? Vediamo chi vincerà. Al mio 3, ok? Si parte da qui. 1, 2, 3, ok? Mi spiace, Naka, sei il primo a morire. È caduto subito quel Naka. Adios, Naka. E adesso chi manca? Vabbè, Naka è respawnato qui, quindi fate finta che ne è morto e scoppiato. Allora, è rimasta solo Giulia e Valerio. Cosa fate? Volete fare un 1 contro 1 oppure ci penso io? 1 contro 1. Ok, allora non toccatemi, che sennò violate le regole, sì, perché ormai dovete fare un duello 1 contro 1. Su, dai, fai finta che Naka fosse morto, perché in effetti è morto. Su, dai, lotta contro Valerio. Ah, no, è troppo forte, lui è meglio, è armaturato, c'ha tutto, io ho una spada in ferro. Oh, è stato molto triste vedere Giulia arrivare a 16 morti. E vabbè, Giulia, ci dispiace, ma adesso c'è il duello definitivo di Tigrotto contro Valerio. Ma sapete una cosa? Non importa, perché avendo 0 morti vincerà lo stesso questa sfida. Yeee! Ma io me la voglio giocare. Oh, ma che cavolo? Aiuto. Ma che cosa? Ma che... è esploso. Aiuto. Ma è esploso tutto. Tigrotto, dove siamo? Ma non lo so. Siamo dentro la mappa. Questa cosa non me l'aspettavo. Deve essere stato un trucco di Valerio. Ah, quella vecchia volpe. Ci penso io, Valerio. Ti ucciderò. Ah, vedrai come morirai. Forse. Forza, Tigrotto. Ah, ce la posso fare. È inutile che scappi. Non puoi nulla contro di me. Contro la mia persona. Forza, forza. È mortale quell'uomo. Ah, Tigrotto, con quell'arco sei proprio un arciere. Dai, vieni qua, non scappare. Picchiata. Ah, no. Ed è morto. Ho ucciso anche Naka.
che era Alfie. Bravo, Tigrotto. Ah, fatemi i complimenti e vogliamoci tanto bene, perché abbiamo vinto noi, Tigrotti. Ma, comunque, non fa niente, siete stati tutti bravi. Ragazzi, per questo video è tutto. Un saluto da Tigrotto, Valerio, Giulia e Naka. Ciao. Ciao. Arrivederci.